Ora che hai buttato giù la tua idea, composto le prime parti e magari messo tutto su 8 battute, è arrivato il momento di tirar fuori la struttura del tuo brano, per poi andare a riempire gli spazi e procedere con l'arrangiamento. La struttura è molto importante perché definisce la caratteristica e anche la tipologia del brano. Quindi è bene scegliere le parti fin da subito, anche se poi dopo ti potrai lasciare andare allo sviluppo sul momento. Se prendiamo una canzone standard di musica pop, le parti possibili sono l'introduzione, la strofa, dove si sviluppa la prima parte del cantato, il ritornello, la parte principale, quella più orecchiabile, quella che cattura l'attenzione, siamo così perché si ripete, un'altra strofa magari, un altro ritornello, un bridge special, una parte successiva che avviene una volta soltanto nel corso della canzone, e poi il ritornello finale. Ci sono molte variazioni possibili, anche strutture ben più complesse e anche alcuni tipi di generi che si sviluppano per temi e variazioni sul tema. Al di là di questo, cerchiamo di avere ben presente queste parti che poi si possono ritrovare nei brani più specificatamente da discoteca, anche se le caratteristiche di questi tendono ad essere leggermente diverse. Innanzitutto ci sono due tipi di versione dei brani: radio, radio edit, ovvero che stanno dentro i 4 minuti, e invece le versioni estese. La versione estesa contiene una parte introduttiva e una parte finale molto più allungata, perché è quella che va a sovrapporsi con un altro disco durante il mixaggio. Iniziamo quindi ad addentrarci nel concetto delle battute. Per noi DJ è fondamentale che il numero di battute sia quadrato, ovvero che segua dei gruppi di 8, 16 o 32 battute. Questo perché appunto quando vai ad incastrare due dischi uno sull'altro, le parti devono essere sovrapponibili e deve essere sicuro che alla fine di questo gruppo di battute succede qualcosa. Ed è anche giocando con le battute che riesci a dare corpo alle parti che compongono la struttura del tuo brano, inserendo di volta in volta i suoni o togliendoli, e interagendo con le varie parti. Sempre bene seguire degli schemi di questo tipo, ma senza essere troppo rigido, perché proprio l'alternanza dei suoni che entrano ed escono che crea l'intensità giusta all'interno di un brano. Parleremo in un video specifico dell'intensità, della tensione e del rilascio, che sono le parti fondamentali per chi fa musica per DJ. Le parti fondamentali per un brano da DJ sono una partenza, una pausa e la ripartenza, che poi queste possono essere sfruttate in vario modo e inserite anche più di una all'interno dello stesso brano. E su questa base, una volta stabilito in linea di massima, magari in fase iniziale, cosa inserire, se una pausa grande centrale o due pause più piccole con altrettante ripartenze, una volta fatto questo si va a costruire l'arrangiamento, perché i suoni si vanno ad inserire su uno scheletro di struttura già fatto, perché evidentemente una pausa richiederà dei suoni mentre una ripartenza ne richiede degli altri. Dopo aver ideato una composizione anche in maniera molto abbozzata sulle prime 8 battute, si va a stendere una struttura, quindi stabilire fin da subito se dopo la partenza, se inserire una grande pausa con annessa ripartenza, oppure se inserire delle pause più piccole o addirittura semplicemente delle brevi interruzioni. E poi, una volta stabilita questa ossatura di base, andremo ad analizzare in modo specifico come sviluppare l'arrangiamento del tuo brano. Ancora una volta, iscriviti al canale YouTube, oppure un bel like sulla pagina Facebook di DJ Nevio e sulla playlist Essere DJ Oro.